Year of Me. Sarò sincera, quest'anno più che mai è un anno in cui non avevo intenzione di fare questo video, infatti oggi è il 30 dicembre, perché sinceramente non sapevo che cosa dire. Solitamente questo è un video in cui faccio un breve riassunto di quello che è andato bene, quello che è andato male quest'anno, in base alle mie aspettative dell'anno scorso, bla bla bla, e faccio tantissimi pensieri riguardo il futuro. Non è il momento in cui faccio i miei buoni propositi, fra virgolette, perché per me è settembre, quindi settembre. Il primo di settembre per me inizia l'anno, in realtà questo è soltanto un intermezzo. Però comunque è un momento in cui faccio un piccolo recap. Sarò sincera, quando ho incominciato a pensare a quest'anno, la prima cosa che ho pensato e che ho scritto nella mia agenda, ho scritto neutro. Cioè quest'anno personalmente non mi è successo niente di eclatante o comunque degno di nota. Diciamo che questo è stato un anno in cui io ho messo le basi e in realtà questa è l'highlight di questo anno. Cioè è stato proprio un anno di rodaggio, un anno in cui ho messo dei punti fermi e in realtà è stato il primo anno in cui ho smesso di mettere in dubbio tutto ciò che facevo. Un anno in cui ho essenzialmente smesso di mettere in continua discussione il mio lavoro, la mia situazione familiare e il mio stile di allenamento. Queste sono proprio le tre cose principali che per anni mi hanno sempre messo un pochino a disagio. Cioè non ero mai al 100% sicura di questi tre ambiti. Per quanto riguarda il lavoro, fare l'influencer o comunque il content creator, essendo anche un lavoro nuovo, è sempre, adesso sempre meno, però ha sempre avuto questo dubbio, no? Come andrà? Che succederà? Quando finirà? Di qua e di là. E per me è sempre stata una situazione, non voglio dire precaria perché ormai sono tanti anni che lo faccio, però mi sembrava comunque anche a me una situazione di intermezzo, mi sembrava una cosa solida e stabile, ma sempre qualcosa che, vabbè, faccio finché dura. In realtà quest'anno ho capito qual è il mio ruolo, ho smesso di comportarmi così nei miei confronti, perché per quante critiche potessi ricevere, il motivo per cui quelle critiche poi mi facevano e mi instauravano dei pensieri in cui io mi mettevo in dubbio era perché io stessa in primis dentro di me le pensavo. Mi sono messa un po' l'anima in pace e oltre a abbracciare questo mio lavoro come quello che fai Silvia, ho anche finalmente messo le basi appunto per fare quel qualcosina in più. Questo non vi spoilerò nulla perché assolutamente no, ve lo scoprirete tutto l'anno prossimo, perché appunto quest'anno ho messo le basi per due grandissimi progetti che coinvolgono la mia community per il prossimo anno. E di questo sono molto molto eccitata e non vedo veramente l'ora. Per quanto riguarda la mia famiglia, ho messo dei punti fermi per quanto riguarda sia la mia famiglia di origine che la mia famiglia con Jimmy. E anzi, proprio adesso nel periodo di Natale ho realizzato e abbiamo realizzato insieme con Jimmy che siamo una famiglia. Siamo una famiglia a prescindere da l'assenza di un matrimonio, l'assenza di figli, siamo io e lui e soltanto perché ci amiamo, viviamo sempre insieme, eccetera, ci definiamo, poi che lo Stato, che insomma a livello di legge non magari ne ha, no, ma vabbè, quante situazioni diverse ci sono, noi ci definiamo una famiglia e per me è stato veramente liberatorio, ma anche soprattutto una realizzazione. Questo argomento non l'avevo affrontato su YouTube, l'avevo affrontato su Instagram e è stata una realizzazione soprattutto per Jimmy, perché nel periodo prima di Natale stavamo parlando delle vacanze di Natale, insomma l'idea era quella di trascorrerle non a Milano insieme ma con i nostri parenti e i miei, vivendo a Budapest, volendolo festeggiare a Budapest, mi hanno chiesto di andare su. E Jimmy mi ha detto, vai, è la tua famiglia. E io ho detto, sì, però la mia famiglia lo sei tu. Cioè, io vivo con te ogni giorno. I miei genitori li voglio tanto bene. Ci siamo tanto riavvicinati in questi ultimi anni. Però io voglio passare Natale con te. Poi, dove, ok, decidiamo o con i tuoi o con i miei. Però tu sei la mia famiglia, non dobbiamo separarci. E allora
lui è rimasto un attimo spiazzato, mi fa, ma insomma, la famiglia, lui... Jimmy non lo diceva con cattiveria, assolutamente, lo diceva con non consapevolezza, non voglio dire ignoranza, cioè ignoranza nel senso che ignorava, non sapeva. E non aveva fatto quel passetto in più che io avevo fatto, ed è stato un momento veramente bello nella nostra relazione, in cui ci siamo confrontati, gli ho detto, ma quindi scusami, io e te potremmo passare Natale insieme soltanto nel momento in cui avremo figli o saremo sposati? Cioè, allora il matrimonio determina il fatto che io e te possiamo passare Natale insieme? O il figlio determina questo? E lui si è un attimo bloccato, ho visto proprio tipo, error, cosa sta succedendo? Mi ha guardato e mi fa, hai ragione. E non mi sento assolutamente di colpevolizzarlo, dirgli, ma come, non c'era arrivato prima? No, non c'era arrivato prima, e sinceramente non c'è nulla di male, anzi, cioè, se ci sono arrivata prima io, o il contrario, se ci arrivava prima lui, e c'è stato un confronto per riuscire ad arrivarci insieme, lo vedo una cosa assolutamente positiva. Ovviamente un problema sarebbe stato se lui a questa mia discussione avesse risposto no, ma comunque tu lo passi con la tua famiglia, lo passi con me, ecco, lì sarebbe stato un problema, però per fortuna questo non è successo. Poi vabbè, sappiamo cosa è successo, che alla fine ce la siamo proprio gufata e alla fine l'abbiamo passato insieme io e lui qua. Comunque, quindi tutto questo per dire che sì, quest'anno è stato anche importante per mettere dei punti fermi nella nostra famiglia e infine dei punti fermi per il mio allenamento, nel senso che l'anno scorso c'è stata un'esplosione dentro la mia testa, durante la quarantena mi sono avvicinata tantissimo all'allenamento a corpo libero, perché trovandomi di punti in bianco da una palestra, quindi da un castello, da bilancieri, da macchinari eccetera, a nulla, ho pensato che non potevo allenarmi nello stesso modo togliendo i pesi, perché tanto non avrebbe avuto senso, cioè non potevo passare dallo squat col bilanciere allo squat libero, dovevo rendere allenante anche lo squat libero. E così mi sono avvicinata alla tipologia di allenamenti che avete visto durante l'anno scorso, in quest'ultimo anno, nei miei video YouTube, nel mio canale Instagram, quindi dei movimenti complessi, movimenti del corpo, comunque allenanti, dove ci può essere del sovraccarico ma anche no, movimenti di tutto il corpo. E l'anno scorso ero abbastanza in crisi, perché dicevo una volta, dicevo, ma cosa sto facendo? Chi sono io? Perché sono così diversa? E nulla, alla fine quest'anno poi ho perseverato e continuato ad allenarmi in questo modo, anche nonostante la palestra, ma soprattutto integrandola alla palestra, e ho trovato la mia strada tra le verticali, tra esercizi di mobilità, ho capito quello che mi piace, ho capito il mio posto nel mondo degli allenamenti, sono proprio serena da questo punto di vista e ho messo le basi per un futuro, oltre a questo non dico. Okay. Quest'anno ho avuto tanta paura, o meglio, mi sono lasciata prendere dalla paura. All'inizio di quest'anno c'è stata un'altra ondata di lockdown, eccetera, noi eravamo qua e sono stati mesi un po' difficili tra questa sorta di quarantena, non mi ricordo neanche che cosa fosse, ma insomma mi ricordo che passavo le giornate in casa, andavo a fare le passeggiate al parco, piangevo molto spesso e sono contenta di aver pianto, e perché piangere è sempre positivo, piangere è liberatorio. Piangere ti fa sfogare, piuttosto che tenere tutto dentro, ragazzi, piangete, ma chi se ne frega, soprattutto se poi lo fate nella vostra camera, non vi deve sentire nessuno, anche se lo sappiamo benissimo che vorremmo essere ascoltati e sentiti mentre piangiamo, e magari da una persona che poi è disposta a darvi un supporto vero, però piangiamo, liberiamoci, non è sintomo di debolezza, ma è fragilità, e non c'è niente di male nell'essere fragile, e anzi io la trovo una cosa veramente bellissima, delicata, quindi siamo fragili, non vergogniamoci. Puoi non mangiare la polvere tu? Io? No, Luna! Madonna, ma questa si mangia la polvere? Scusate, ma ho un gatto scemo. E è stato anche un anno, soprattutto adesso, in cui ho reagito.
Adesso perché dopo quest'ultimo periodo qui di dicembre dove c'è tantissima paura perché sembra che non puoi uscire di casa altrimenti tu becchi. Mi sono chiusa in casa. Sono fatta prendere dalla paura, parenti, familiari, conoscenti, tutti positivi. Ho detto, chiusa in casa, ragazzi, ma no, non può essere così, cioè, non si vive. Non si vive così. Non voglio fare riferimenti a vaccini, non vaccini, eccetera. Voglio soltanto dire che se c'è la possibilità, la situazione, il contesto, la sicurezza, tutto, e si possono fare le cose in sicurezza, questa è tutta la premessa, allora facciamole. Questo lo dico perché io ho avuto anche la possibilità di fare tantissime cose in sicurezza. Però mi sono bloccata un po' per il timore e io non sono una persona paurosa e ammetto che è successo perché mi sono fatta un po' influenzare da parole e pensieri altrui e a me non piace questo per questo argomento, ma per tutto. Cioè, spesso le paure degli altri e le paure che hanno gli altri te le lanciano e te le sputano addosso senza che tu riesci poi a metabolizzarle, a renderle tue e dire ok, io però faccio così perché mi sento sicuro e so che lo sto facendo bene e mi riferisco veramente a tutto. Può essere, che ne so, le cattiverie di una persona che ti dice cose che in realtà non ti meriti, però se continua a dirtele e tu poi non riesci a reagire subito e a dire no, scusami, non mi merito quello che mi dici, ma anzi le ascolti e dici ma allora io sono così e ti fai prendere e inizi a credere di essere così, poi tu ti annulli e diventi così quello che gli altri volevano che tu diventassi. Lo so, ragazzi, a volte sono talmente profonda che non mi capisco neanche io, spero di riuscire a editare questa parte di video bene. E insomma, mi piace chiacchierare alla fine, quanto starò parlando non lo so, meno male non ho niente da dire, yuppie! Yeah. Allora, io della mia bellissima lista avevo soltanto altre due cose, tra cui quest'anno ho avuto una grande soddisfazione mia personale, ho acquistato la mia prima macchina, Barry, amore della mia vita, sono fiera di me, cioè c'è poco da dire, sono fiera di me. E Barry, dopo l'incidente che abbiamo avuto a fine ottobre, finalmente oggi è tornata nel garage. È a Padova, non è qui a Milano. L'è andata a prendere mio fratello e finalmente, dopodomani, quando vado a Padova, la potrò riabbracciare. E mi dirò di entrarci dentro. Amo Barry, io amo profondamente quella macchina, cioè, è bellissima. E infine, ovviamente, Cavecchia. Una cosa di cui sono molto contenta è di essere stata costante. L'anno scorso mi ricordo che avevo un po' di timore di buttarmi in una cosa così grande, perché io sono una persona che è super carica, yuppidù, facciamolo, solo che poi quando magari realizzo quello che comporta la grandezza del progetto, mi tiro indietro. Però ho scoperto una cosa del mio carattere che non è che mi tiro indietro perché ho paura. Mi tiro indietro perché mi sento sola. E il motivo per cui non mi sono mai, mai, mai tirata indietro per Cavecchia è perché in realtà siamo un team. C'è Jimmy, ovviamente, che mi abbraccio destro, la mia spalla, e poi ho il team con l'architetto che abbiamo scelto, Laura, l'ingegnere, Michele, mia mamma. Insomma, si è creato tutto un team dietro Cavecchia. E io mi sento supportata, sento che non sono sola in tutto questo. E per me ho scoperto essere una cosa fondamentale. Anche per i progetti che voglio portare avanti l'anno prossimo, sono grandi, però per entrambi ho un team dietro. E a me dà la carica. Cioè, io sono una team player, non riesco a fare le cose da sola, per quanto sembri strano, ma è perché ho il timore di fare delle cose che sono troppo grandi, che sono al di fuori della mia portata e che possono rischiare di
sovrastarmi. Invece, se mi sento in una squadra, parte di qualcosa, e sento il sostegno dagli altri, riesco veramente a fare di tutto. Cioè, mi sento che posso spaccare il mondo. Dipende dalle personalità, dipende dal carattere. C'è chi è molto forte da solo e non vuole l'aiuto di nessuno. Io sono fatta così. E per me questo è stato un anno fondamentale per capirlo e capire anche perché a tante cose in passato ho rinunciato. E basta, basta, basta. Questo Year of Me è stato veramente così. Spero che qualcosa si sia capito e io veramente vi auguro un bellissimo inizio 2022. Vi auguro tanta serenità, la salute prima di tutto e tanta pace. Ne abbiamo veramente bisogno. Vi auguro anche di tornare veramente a vivere. Delle frasi che ho sentito in questo periodo del tipo la nuova normalità oppure il non vivere. Basta, basta, basta. Per la situazione che stiamo vivendo, ma anche per tantissime altre situazioni personali che ognuno di noi può vivere, può essere veramente riferito a tutto. La vita è una. Non smetterò mai di dirlo e lo ripeterò anche in tutti i video, se riesco con ogni video ad arrivare a una persona. La vita è una. Una. Non abbiamo piano B, non esiste seconda vita di Crash. È una. Già questa cosa ci ha mangiato 2 anni della nostra vita. Ora veramente basta. Non autolimitiamoci, perché penso che adesso siamo più lì. Siamo più nell'autolimitazione, perché in realtà molte cose si possono fare, ma abbiamo paura. Ovviamente insicurezza per noi e per gli altri, questa ovviamente è la premessa di tutto. Viviamo. Questo è l'augurio più grande che vi posso fare per il 2022. E per tutta la vita in realtà. Basta. Silvia la saggia torna nella sua cameretta, va a editare questo video e io vi saluto, vi ringrazio per aver visto quest'anno i miei video, vi ringrazio per tutto, vi lancio un grandissimo un bracio che è un abbraccio bacio. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel 2022! Ciao! Ho parlato 26 minuti.